Allora, eccoci qui, nuovo video di Chiedi a Paleos. Molte mail chiedono idee, esperienze, novità, informazioni su coding, così generico, ok? Un po' su tutti gli ordini di scuola. Quindi direi che potrebbe essere utile parlarvi un po' di quella che è stata un po' la nostra esperienza, anche faticosa, in questi mesi di lockdown, di laboratori di coding gestiti a distanza. Nello specifico ho fatto laboratori con Scratch per il semplice motivo che, come saprete, insomma, Scratch da una parte è gratuito, poi dall'altra c'è anche la versione web, quindi questo già di per sé rende possibile una facile, diciamo, uniformità di ambiente di lavoro fra tutti i ragazzi con cui ovviamente ho interagito in diretta in maniera sincrona su Google Meet. Tre concetti chiave da evidenziare da questo laboratorio. La prima, se lavorate con Scratch, ricordatevi sempre che con Scratch di fatto, in estrema sintesi, si possono realizzare tre tipi di progetti. Le animazioni. Animazioni, volevo dire, animazioni che possono anche essere come di natura didattica, quindi animazioni create su contenuti curricolari, storia, geografia, arte, cose del genere, musica. Poi videogiochi. La realizzazione di un videogioco richiede, a differenza della realizzazione di un'animazione, richiede un notevole lavoro di astrazione su operatori matematici, numeri, algoritmi, eccetera, che chiaramente possono rientrare nel programma curricolare di matematica, informatica, eccetera, eccetera. E il terzo progetto che di solito si può realizzare con Scratch sono sistemi interattivi che, in base a delle azioni che l'utente, che il ragazzo compie, innescano immagini, suoni, eccetera, eccetera. Questo terzo tipo di progetto in realtà ve lo sconsiglio sul versante del lavoro a distanza perché appunto richiederebbe la disponibilità da parte di tutti i partecipanti di un hardware magari un po' più fantasioso come può essere appunto il Makey Makey, un Microbit. Questo è il primo punto fondamentale, chiarire questa cosa con i ragazzi. Trovare anche il modo di documentare e far capire in maniera sia teorica che pratica questa differenza. Fortunatamente ci sono vari tutorial, vari siti online e vi consiglio, per avere questo riferimento, vi consiglio di vedere le prime due lezioni del mio corso in Creare videogiochi con Scratch che trovate nel nostro sito. Vi metterò poi il link qui sotto in descrizione. Quello che mi interessa adesso è darvi questo corso come riferimento per come spiegare meglio ai ragazzi la differenza fra questi tre tipi di progetti: animazioni, videogiochi e sistemi interattivi. E lì è spiegato, soprattutto nelle prime due lezioni, abbastanza bene utilizzando delle risorse online sul sito MicroNinja. Il secondo punto fondamentale per realizzare un buon laboratorio a distanza di coding, a mio parere, è quello, dopo aver spiegato questa differenza, ovviamente far scegliere ai ragazzi quale progetto realizzare in un laboratorio, perché comunque un laboratorio deve essere in qualche modo un'attività progettuale, project based. Consiglio animazione o videogiochi. Scegliete, fate scegliere liberamente insieme, vi fate anche, scegliamo un po' quale può essere il contenuto, soprattutto per quanto riguarda le animazioni, perché chiaramente in un videogioco che si basa anche su dei meccanismi ludici, quindi dove magari c'è una sfida temporale, c'è un punteggio, magari possiamo perdere qualche colpo sul versante multimediale, quindi utilizzare delle grafiche non perfette o utilizzare dei file audio non perfetti. Nelle animazioni, chiaramente, non essendoci l'elemento della meccanica ludica, cioè di fare qualcosa bene, velocemente o di raggiungere un determinato punteggio, dobbiamo lavorare di più sulla qualità dei contenuti multimediali e sulla loro coerenza, quindi determinate immagini, determinato suono, determinato testo. Quindi, secondo punto, fare scegliere ai ragazzi il progetto da realizzare. Terzo punto, che è il più importante e anche il più divertente per chi conduce il laboratorio, quindi per voi docenti, almeno per me è così, è chiaramente l'esposizione finale, e dove i ragazzi presentano a tutti i partecipanti, nonché anche al docente, il progetto realizzato o in totale autonomia o con l'aiuto dei genitori. Ovviamente questi laboratori sono durati alcuni appuntamenti, ok? Non sono stati dei laboratori così
one shot da un'ora a 2 ore, ok? Sono durati vari appuntamenti. E quindi il mostrare il proprio lavoro e fare la cosiddetta revisione tra i pari, ok? E vi garantisco che se il gruppo è ben assortito e ben coeso, questa è la parte più divertente, perché ho visto veramente ragazzi che si copiavano, che si scambiavano i consigli, che si passavano i progetti realizzati sia in questo laboratorio di Scratch sia in altri laboratori che ho fatto a distanza. E questa parte è didattica, dal punto di vista didattico, è veramente potente e paradossalmente forse funziona anche meglio con la distanza che in presenza, perché in qualche modo siamo tutti i partecipanti nella didattica a distanza sono già pronti, predisposti alla telecomunicazione e alla condivisione telematica del proprio lavoro, mentre magari in presenza alla fine si rimanda sempre, no? Sì, passami la chiavetta USB, sì, poi me lo passerai, me lo manderai via mail. Invece lì siamo tutti online, siamo già tutti predisposti a passarci le cose via chat, via mail, via WhatsApp, quello che è. Ok, quindi questo è un po' lo schema che abbiamo elaborato qui a Palos, che porteremo avanti, è sempre la nostra filosofia Think, Make, Improve, quindi molto basata su un progetto da realizzare e da migliorare. Vi invito a commentare qui sotto per suggerire domande, consigli, considerazioni per nuovi video di Chiedi a Paleos e rinnovo anche l'invito a collegarvi, iscrivervi gratuitamente al nostro sito e vedere appunto il mio corso Creare videogiochi con Scratch. Ciao!